Ah, incredibile, eh? Per venire qua mi ho dovuto aspettare più di un anno, però fidati, ne varrà la pena. Io ho prenotato più di un mese fa, c'era una lista d'attesa infinita. Sì, perché loro tendono, diciamo, dalla precedenza a determinate categorie. Però per fortuna hanno aperto a tutti e eccoci qua. Sì, che poi hanno fatto quegli open day dove potevi andare pure senza prenotare, però Che manca più di scarti dell'altri, eh? no, infatti preferisco aver aspettato e mo scelgo io. Senti, che pensavi di prendere? Guarda, io pensavo un Pfizer o un Moderna. Johnson & Johnson, no? Ma sai che questi hanno sempre fatto sciampi, non è che te puoi improvvisare così. Però, boh, sai, dicevano, ne più uno solo, in teoria stai a Ma posto. stai a posto veramente? Va là a sapere. No, ma infatti pure io mo voglio chiedere un attimo qualche informazione e un consiglio pure a loro, perché non è che piamo e fame cose così. Ah, eccolo. Ragazzi, buonasera. Salve, salve. Avete già dato un'occhiata al menù? Sì, guardi, come dicevo, noi volevamo anche chiedere un attimo un consiglio. Guardate, dipende da quello che volevate fare, se partire diretti con primo e secondo o monodose. Guardi, noi volevamo capire pure che c'eravate voi sotto mano. A me hanno parlato molto bene del vostro Pfizer. Il Pfizer è quello che va per la maggiore, però se vi posso dire, robetta. Lo sanno fa tutti il Pfizer. È tipo una cacio e pepe, c'è ragione, banale. Guarda che la cacio e pepe la devi saper fare, eh. Non è che basta che ci metti la pasta, il cacio, il Ma pepe, per basta, mo mantecare. stiamo andando fuori tema, dai. Io se vi posso consigliare, mi hanno appena scaricato un lotto di AstraZeneca fresco fresco. Pare vivo. Negativo, AstraZeneca mi si ripropone. Dici che lo rivediamo, O rivediamo sì. Poi non serve più nessuno, proprio noi sotto piavo. eh? Moderna invece? Moderna ce l'abbiamo perché ce lo chiedono, però pure lì. Se vi posso dire. Un truglio di roba, Una un'americanata. cafonata, Sì. Senta, mi sa io prendo un Johnson. Ma no, ma scusa, ma pigliamo primo e secondo. Scusa, ma te piede quello che ti pare, ma di mette bocca su quelle Ma l'ho voci. aspettato così tanto, aiutiamo subito così, godiamocela. Ragazzi, scusate, se no facciamo una cosa, noi ultimamente proponiamo una sorta di fusion. Un in 3 diretto con AstraZeneca, gran finale in chiusura con Pfizer o Moderna, per gradire. Non è male, eh? Mettiamo una cosa a mezzo, spilucchiamo di qua, spilucchiamo di là, dividiamo. No, non mi convince, quando fai queste cose. Spizzichi qua, spizzichi di là, alla fine nessuno sarà soddisfatto, no, no. Senti, vieni qua un attimo, si avvicini, si avvicini. Ma non è che pagando qualcosa di più c'è pure qualcosa per te, te fa Mamma mia, morire? figurati. Da qualche parte c'è qualche fondo di magazzino in cui qualcuno ha lasciato cadere uno sputnik. Ma è pazzo. Qui abbiamo delle regole ferree da seguire, un protocollo. Se ci fanno un controllo ce rovinano. No, ragazzi, non posso proprio, mi dispiace. T'avevo detto 100 volte, se volevamo andare a fare lo Sputnik a San Marino, piavamo la macchina, se facciamo una bella domenica fuori, se fermavamo pure a Mirabilandia e se andavamo a fare. Invece no, tutte quelle ore di macchina non me le voglio Ma fare. l'hanno ammazzata, ma dai, su, andiamo fino a là, spenne sordi, non se la potevamo per niente, dai. Mi porti un Pfizer, andiamo sul classico. AstraZeneca, quindi mi pare di E capire la basta, che ma cazzo che sta va bene, AstraZeneca? come non ho detto, Mamma mia. Pfizer. Vi perdete una gran cosa, ma come l'ho detto. Per il signore? Senti, a me mi fa un bel Johnson e voglio rimanere leggero. Poi casomai tanto tra 6 mesi volevo venire a provare pure o Pfizer o Moderna. Voi rimanete aperti, sì. Sì, a voi, a quando vi devo qua? Immaginavo, infatti. Va bene. Burioni, mi controlli al tavolo 20? Dottore, al tavolo 19 ho 2 chirurgi che sanno manco loro quello che devono fare. Alla fine hanno optato per un Pfizer e un Johnson. Ne fanno morire. Questi che fino a ieri non sapevano distinguere il momento della tachipirina, sono tutti esperti. Bah, tanto poi lo sai che è la cosa che vogliono fare così. E farsi una foto da postare su Instagram. Mettimi qua, fai. Tira un po'. Story o foto? Tira un po' più sulla manica. Questo. Poi.